Ok, facciamo insieme la correzione della verifica di geometria che era basata, riguardava, anzi, scusate, i primi elementi e la misura e la congruenza dei segmenti e di angoli. Allora, il primo quesito era per un punto nel piano passa una sola retta, vero e falso? Questo evidentemente è falso. Perché? Perché per un punto possono passare infinite rette. Che per due punti nel piano, due punti distinti, passa una sola retta, ma per un punto solo, le rette ne passano infinite, una retta qualsiasi. Dopodiché, considera la seguente, una retta nel piano, esiste almeno un punto nel piano che non appartiene alla retta. Se io, fatemi disegnare qua sotto, disegno la retta, posso sempre disegnare un punto esterno alla retta, quindi questa frase era vera. La retta, definita termini, la retta non esaurisce il piano. Ok? Domande? Allora, quesito numero 3. Disegna tre punti nel piano ABC in modo che AC sia congruente alla somma di AB più BC. Ora, questo è opportuno che lo vediamo un pochettino meglio, quindi copio il testo e lo vediamo un po' qua sotto. Grandire, questo era il numero 3. Scusate, un secondo, ecco, questo era il 3. Se io disegno tre punti in generale non allineati, A, B e C, ok, allora la distanza di AB o la lunghezza del segmento AB e la lunghezza del segmento BC hanno una somma più corta di AC, cioè in generale AC è minore di AB più BC. Diventa uguale solo se AB e C sono allineati, cioè solo nel caso che qui ho A, qui ho B e qui ho C. In questo caso AC è congruente ad AB più BC. Solo in questo caso AB e C appartengono alla stessa retta R. Altrimenti qui non c'è l'uguale, ma c'è il minore. Ok, quindi la risposta al quesito 3, vediamola qua. La risposta: appartengono alla stessa retta? Sì, per questa ragione, perché in generale se non sono allineati, qui ho il minore, sono allineati solo se i tre punti appartengono alla stessa retta, che cioè sono due segmenti, tra virgolette, adiacenti, AB e BC. È chiaro per tutti? Bene. Passiamo al quesito 4, che era una serie di vero o falso. Ingrandire un pochetto se ci riesco. Ora, data la figura che avete qui a sinistra, bisognava indicare se queste affermazioni dalla A alla I erano vere oppure false. La prima dice C precede E. Qui vedete che c'è la freccia sulla retta. Quindi qui andiamo, l'ordinamento è da sinistra verso destra. Quindi C è più a sinistra di E, quindi C precede E. Questa è vera. La A per l'affermazione A è corretta. La seconda, E precede D, è sbagliata perché E viene dopo D e segue D, quindi questa è falsa. La C, scusate, D segue C, è corretta perché D viene dopo C nell'orientamento della retta, quindi la terza è corretta, scusate, è vera. Affermazione di A precede C, A e C non sono sulla stessa retta, quindi non sono ordinate. Questa è falsa. B segue A, B e A non sono sulla stessa retta, almeno non sulla retta in cui abbiamo fissato l'orientamento. Questa è falsa. E segue B, lo è lo stesso, E e B non appartengono alla retta, chiamiamola R. Ok?
quindi questa è falsa. D precede B, D e B non appartengono alla retta R, quindi questa è falsa, non sono confrontabili, ecco. D segue E, D invece precede E, perché D è più a sinistra di E, quindi questa è anche falsa, anche se D e D stanno sulla stessa rete, ma sono in ordinamento inverso. E A precede E, non è vero perché A ed E non appartengono alla retta R, quindi anche questa è falsa. Ok? Tutto chiaro? Se non vedo obiezioni, io vado avanti. Poi c'erano. Quesito numero 5. Considera la figura, individua tutte le coppie di angoli consecutivi e tutte le coppie di angoli adiacenti. Non bastava individuare una coppia di angoli consecutivi, ma le volevo tutte. Quindi qui scriviamo qua sotto. Ha la coppia di angoli consecutivi, okay, cioè quelli che hanno in comune solo un lato, sono cominciando da alfa, la coppia alfa beta. Poi c'è la coppia beta gamma, la coppia gamma delta e infine la coppia de delta alfa. 4 le coppie di angoli consecutivi. Okay, quelli adiacenti B sono quelli che sono consecutivi e in più sono supplementari, cioè formano l'angolo piatto. Quindi c'è la coppia alfa beta e la coppia gamma delta. Per capirci, queste due e queste due. Altre coppie non sono angoli adiacenti, ma solo consecutivi. Ok? È chiaro che angoli adiacenti sono anche consecutivi, ma non il viceversa. Non è detto che due angoli consecutivi siano anche adiacenti, quindi alcune coppie sono sia qua che qua. Per esempio, la coppia alfa-beta è formata da due angoli che sono consecutivi, ma anche adiacenti. Essere adiacenti non esclude essere consecutivi, anzi. D'accordo? Qualcuno invece, ahimè, ha inteso come o l'una o l'altra. Ok? Quesito numero 6. Considera le seguenti figure e individua in quale tratto si tratta di un poligono e se è concavo o convesso. Qui il quale, ahimè, non andava scritto, c'è un errore di battitura mio, scusate. Allora, la figura di sinistra non è un poligono perché è formata da una poligonale chiusa ma intrecciata. Questo non è un poligono. La figura di destra invece, la B, è un poligono ed è concavo convesso. Questo è concavo perché? Perché in almeno un caso, anzi in realtà in due, il lato si trova su una retta che divide il poligono in due parti appartenenti ad entrambi i semipiani individuati dalla retta. Questo è concavo. Oppure, se preferite, esiste almeno una coppia di punti, questo e questo, che sono congiunti da un segmento non interamente contenuto nella figura. Quindi ancora, almeno uno degli angoli interni è concavo. Stesso discorso. Ok? Bene, poi copio il numero 7. Scusate. Copiamo il numero 7, andiamo a farlo qua sotto.
dice, considera la retta R e tratta i punti A, B e C appartenenti alla retta R e disegnali nell'ordine A che precede B che precede C. Quindi, questa è la nostra retta R. Qui abbiamo il punto A che precede B che precede C. Ma non dice nulla della lunghezza di AB e BC. A, B e C possono essere dove si vuole. Poi consideriamo il punto M, punto medio di BC. E dimostriamo che BM è congruente ad AC meno AB mezzi. Quindi abbiamo qui l'ipotesi A, B e C appartenenti alla retta R e A precede B che precede C. Non c'è nessuna ipotesi o affermazione riguardo alla lunghezza di AB e BC. A, B e C possono essere dappertutto, basta che siano sulla stessa retta e ordinati in questo modo. Dopo c'è il punto M, che è punto medio di BC, quindi BM è congruente a MC. E la tesi era che BM, il segmento BM è congruente ad AC meno AB mezzi. Quindi ok? Benissimo, allora andiamo a vedere il disegno di dimostrazione. Qui la dimostrazione si fa per via diretta. Quindi prendo BM e BM posso considerarlo, qui vedete BM, poiché è punto medio, okay, BM è lungo come la metà di BC. Questa affermazione mi viene dal fatto che M è punto medio di BC. Inoltre, BC è congruente, per come sono disposti i punti, per il fatto che sono allineati e che B è punto contenuto nel segmento AC, è congruente ad AC meno AB. Ok? Questo viene dal fatto che A, B e C sono appartenenti alla stessa retta e che A precede B che precede C. Se preferite, si può anche spezzare ulteriormente questo passaggio e dire, siccome vale questo fatto, posso dire che AB più BC fa AC. Dopodiché uso il primo principio di equivalenza delle equazioni e porto AB a destra e ottengo che BC è congruente ad AC meno AB. Detto questo, metto insieme le due prime precedenti affermazioni. BM è congruente alla metà di BC. BC è congruente ad AC meno AB, di conseguenza BM è congruente a un mezzo di AC meno AB, o se preferite AC meno AB mezzi. E questo completa la dimostrazione. Ok? È chiaro per tutti? Passiamo al numero, cos'era, l'8? Sì. Quindi copio il testo. Lo riscrivo qua sotto. Lo allargo un pochetto. Ci considera i segmenti adiacenti, fatemi
evidenziare questo, segmenti adiacenti AB e BC. Quindi abbiamo la retta, il segmento AB e BC adiacenti, quindi appartenenti alla stessa retta, e M punto medio di AB. M punto medio di BC, questo è N, dimostra che MN è congruente ad AC mezzi. Allora, ipotesi: se A, B e C sono segmenti adiacenti, significa che A, B e C appartengono alla stessa retta R, ok, e sono ordinati come prima, A, B e C. Se così non fosse, non sarebbero adiacenti. Okay. Dopodiché M punto medio di AB, quindi AM è congruente a MB e BN è congruente a NC. La tesi, quello che devo dimostrare, è che la lunghezza di MN è congruente alla metà di AC. Anche qui la dimostrazione avviene in via diretta. MN è congruente alla somma di queste due parti. Questa MN, fatemi disegnare in verde, è congruente a MB più BC. MB più BN, scusate. Okay. Ma MB è congruente alla metà di AB, BN è congruente alla metà di BC, quindi questo per definizione di punto medio. Quindi MN è congruente a AB mezzi più BC mezzi, cioè AB più BC mezzi. Ma dato che AB e BC sono segmenti adiacenti, AB più BC fa AC, che è quello che dobbiamo dimostrare. Questi sono adiacenti. Domande? Molto bene, passiamo al successivo. Quesito numero 9, se non mi ricordo male. Se lo recupero, eccolo qua. Il 9 era ancora più semplice, perché credeva, anche se in realtà forse il testo era più lungo del necessario, considera due rette seccanti R ed S. R ed S, che si incontrano nel punto P. Ok? Le due rette formano quattro angoli a due opposti al vertice, alfa, beta, gamma e delta. Alfa è opposto di gamma, beta è opposto di delta. Perché? Perché la coppia degli angoli opposti al vertice è tale che i prolungamenti dei lati dell'uno formano i lati dell'altro. Ok? Questa è la definizione di angoli opposti. Questo non significa automaticamente che sono congruenti, devo dimostrarlo. Nella definizione non esiste la dicitura sono angoli congruenti. Lo devo dimostrare. Dire sono angoli congruenti perché sono opposti al vertice significa solo ripetere la tesi, non, significa non dimostrare niente. Ok? Devo dimostrare che sono congruenti. Quindi l'ipotesi qual è?
intersecato ad S forma il punto P, e se vogliamo parlare di angoli, siccome alfa e beta sono angoli tra di loro adiacenti perché sono formati dalla stessa retta R, alfa più beta per esempio sono supplementari, quindi questi formano 180 gradi, così come per esempio alfa più delta. La tesi è che ad esempio alfa è congruente a gamma, oppure beta è congruente a delta, per la stessa ragione. Possiamo considerare uno qualsiasi delle due coppie. Io prenderei la seconda. Per ipotesi, ripeto, alfa più beta è 180 gradi, perché sono angoli supplementari. La stessa cosa vale per alfa più delta. O il testo direbbe pi greco, l'angolo piatto. Ok? Osservate la figura. Qui formiamo la coppia di angoli. Questo angolo e alfa sono supplementari, così come questi due. È chiaro che hanno in comune la parte alfa, questa parte in comune. Quindi se sottraggo alfa dall'uno e dall'altro, quello che mi resta non può che essere identico, cioè alfa sommato a beta è congruente ad alfa sommato a delta. Se, secondo il principio di equivalenza delle equazioni, sottraggo alfa a destra e a sinistra, ottengo una coppia di angoli, cioè quello che mi rimane a destra, che è beta, è congruente a quello che mi rimane a sinistra, che è beta. E questo è quello che dovevo dimostrare. Lo stesso ragionamento posso fare per l'altra coppia di angoli. Questa, per quanto semplice, ve ne do atto, è comunque una dimostrazione. Cioè, nella definizione di angoli opposti al vertice non sta scritto che sono congruenti. Quindi non posso assumerlo come automatico. Lo devo dimostrare. Ok? E infine c'era l'ultimo quesito, che è una cosa, bastava fare un disegno, se non ricordo male. Quindi c'era questo: disegna due angoli complementari e due angoli supplementari, se non ricordo male. Il testo dice due angoli complementari. Quando è che due angoli sono complementari? Sono complementari se sono consecutivi e la loro somma è l'angolo retto. Quindi sarà sufficiente disegnare l'angolo retto e dividerlo in due parti. Diciamo questo A, B e C. Prendo un qualsiasi altro segmento, D, e questi due angoli, alfa e beta, sono complementari. Alfa più beta è l'angolo retto. Okay, ma devo individuare i due angoli, non posso disegnare solo l'angolo retto e basta. Questi sono angoli, alfa e beta sono complementari. Mentre l'altra coppia, gli angoli supplementari, devono formare un angolo piatto, quindi basta che disegno due segmenti adiacenti, A, B e C, e disegno un terzo segmento qualsiasi. In questo caso alfa e beta danno l'angolo piatto. Quindi sono angoli supplementari. Però devo indicare quali angoli sono supplementari, perché se disegno una cosa del genere, qui di angoli ne individuo tre: questo, questo e questo. Devo individuare quale coppia di angoli forma l'angolo piatto. Okay, cioè non è ovvia. Cancello questo scarabocchio per
evitare che vi porti fuori strada. Ci sono domande? No, allora mi fermo qui.